La particolarità di questa cosa era implicita nella domanda che, sperimentando piatti dell'antichità, a un certo momento ci siamo fatti. E cioè, ha senso far rivivere un cibo di 2000 anni fa, oggi, nell'era della cucina molecolare? Tutto è nato diversi anni fa all'Università di Perugia, quando Paolo Bracconi, un archeologo, e lui è professore aggregato di antichità romane, di storia dell'agricoltura e dell'alimentazione, mi ha chiesto di aiutarlo nel dare forma ai sapori dell'antichità. Ora, io sono sempre stato attratto dall'aspetto culturale del cibo, più che altro in relazione alle tradizioni, quelle gastronomiche del mio territorio, no? L'Umbria, e anche a quella concezione propria di slow food che nelle peculiarità del cibo popolare proprio costruisce una visione in cui, ecco, io mi ci sono sempre trovato molto bene, anzi, poi ne sono diventato un divulgatore. Sta di fatto che questa idea di Paolo Bracconi non solo si è trasformata da subito in un laboratorio di cucina storica, ma è diventato un elemento caratterizzante del corso di laurea in economia e cultura dell'alimentazione. Non contenti, non ci siamo fermati a questo, abbiamo creato Archeofood, uno spazio virtuale per condividere le nostre esperienze, gli eventi, le sperimentazioni, a volte addirittura anche qualche fallimento, che poi sono necessari nella cucina. E in pochissimo tempo siamo diventati quasi un riferimento per quanto riguarda la storia del cibo. Archeofood è un'idea di usare l'archeologia per capire se può avere ancora un senso, sperimentare piatti, gusti, sapori, processi antichi. Il mondo antico ci ha lasciato diverse informazioni sull'alimentazione, dai testi scritti, prima di tutto per il mondo romano, pensiamo appunto al ricettario di Apicio, questo gastronomo che ha lasciato un corpus di ricette veramente impressionante dell'età imperiale, e poi naturalmente abbiamo molte informazioni che derivano da altre fonti scritte, ma soprattutto anche dall'archeologia, i materiali, i cocci, i vasi, i tegami, pensate a Pompei che ci può essere di aiuto per andare oltre l'immaginazione che invece si ricava dai semplici scavi archeologici quando troviamo soltanto fondazioni o resti. A Pompei ci sono i banconi dei Termopoli, le caupone, cioè le trattorie, insomma, sull'alimentazione antica di contesto abbiamo molto, quello che ci manca sono i sapori. I sapori antichi chiaramente non li abbiamo più, abbiamo le descrizioni, abbiamo le immagini, nelle pitture della stessa Pompei, ma non solo, nei mosaici, quindi abbiamo immagini di cibi, descrizioni di banchetti, ma i sapori antichi, quelli no. Abbiamo le ricette. Le ricette di Apicio, per esempio, sono una guida per tentare di ricostruire piatti, procedimenti di cottura antichi. Ma anche le ricette nel caso specifico di Apicio, sono ricette per noi incomplete, in certi sensi si potrebbe quasi dire incomprensibili. Perché? Perché spesso, anzi, mai ci sono le quantità, ci sono le materie prime, i procedimenti, la cottura, ma quanto di ciascuna cosa spesso quasi mai è indicato. Nel trafficare con le ricette del re cucinario di Apicio ci siamo imbattuti in una preparazione in particolare che ha attirato subito la nostra attenzione.
Ora, considerando il grado di complessità generale delle ricette di Apicio, e di questo che è stato uno dei trattati più importanti e seguiti del mondo antico, ingredienti, le modalità di preparazione, desto insaccato, cotto di farro, carne di maiale, frutta secca e il garum, quindi salsa di pesce fermentato, dimostrava effettivamente un apparente facilità di preparazione. Eppure ha senso tentare di ricostruire dei sapori antichi. È come ricostruire un testo antico solo avendo dei frammenti tramandati da una tradizione lacunosa, manoscritta. Eppure ha senso. Dirò di più, ha senso recitare ancora Plauto, anche se la commedia di Plauto ce l'abbiamo completa. Eppure ogni volta che la riallestiamo in chiave moderna, la reinterpretiamo, in qualche modo facciamo un lavoro di adeguamento alle nostre aspettative, ai nostri gusti, alla nostra lingua, e dunque ha senso fare anche un tentativo di sperimentare, riappropriarci di un sapore o di sapori o di consistenze, insomma di cibi antichi per i quali abbiamo appunto le fonti. Ci è sembrato giusto chiamare questo insaccato farsiccia, ma diciamo più che altro per il fatto che Apicio a suo tempo l'aveva inserita come variante ad altri insaccati nominati, ma questa no, non aveva nome. La sperimentazione della farsiccia è stata agevolata moltissimo dall'intervento della Regione dell'Umbria, che attraverso un finanziamento del piano di sviluppo rurale ci ha comunque permesso di fare cose per bene e mettere a punto sto alimento in un modo che fosse coerente con le necessità, le mode e anche le aspettative alimentari di oggi, cioè del terzo millennio, pur trattandosi di un insaccato del primo secolo. Ci sembrava interessante aver scoperto che c'era una salsiccia in una ricetta di Apicio, nel secondo libro di Apicio, una salsiccia a base di carne di maiale e di farro. E dunque questo ci è sembrato veramente interessante come argomento e come stimolo per tentare una sperimentazione di un cibo che potesse essere riproposto, proprio perché il farro oggi ha di nuovo la sua dignità, anzi è ridiventato un cibo molto ambito per i suoi contenuti salutistici, ovviamente per il fatto che è un cibo che ha degli interessi anche dietetici, ma aggiungiamo nel nostro caso ha degli interessi storici. Il farro ha una storia da raccontare, il maiale fa parte del nostro DNA, una salsiccia a base di farro e di maiale sembrava quasi una sintesi perfetta di un mondo che ha condiviso tra il mondo animale, il maiale per eccellenza, e il mondo vegetale, il grano, il più antico di tutti, il farro, ha condiviso in un unico piatto, in un unico insaccato questi elementi. Un'altra delle caratteristiche della farsiccia è stata la sua proprietà di raccontare il territorio umbro. Non credo che in origine Apicio si fosse approvvigionato in Umbria per selezionare gli ingredienti, però non è neanche detto, insomma. Sta di fatto però che gli ingredienti principali di questo alimento trovano nel territorio dell'Umbria il massimo della propria espressione in termini qualitativi. Quindi non è poi del tutto inappropriato considerare la farsiccia come un prodotto umbro. Il farro è emblematico perché il farro è stato il cereale originario, diciamo, di Roma, era il cibo principale dei primi secoli di Roma, dalla sua nascita, poi è stato via via dimenticato, è un cereale povero, un cereale vestito, è un cereale che ha bisogno di un trattamento, per cui appena è stato possibile chi si nutriva di farro ha cominciato a sostituirlo con cereali cosiddetti più nobili. Il farro dell'Umbria è pressoché tutto d'ottima qualità, ma quello di Monteleone di Spoleto ha delle caratteristiche davvero molto singolari e non a caso ha la denominazione d'origine protetta.
oltre al valore organolettico, poi sto faro in particolare ha tutta una sua storia bellissima che ne fa un prodotto anche lui culturale oltre che alimentare. L'altro protagonista principale della farsiccia è il maiale, e in una regione che include a sé la città di Norcia, che ha dato il nome al termine norcineria, è il minimo aspettarsi solo il meglio. Noi questo l'abbiamo trovato ancora nell'ambito di Slow Food e dei piccoli allevatori legati alla rete di Terra Madre. Persino nell'antico Egitto si conosceva e si consumava il maiale. Ci si curava col maiale, secondo la Talmud, da certe malattie della pelle, anche presso il popolo ebraico. Cioè, voglio dire, anche popolazioni che oggi ci sembrerebbero così distanti da quella bestia che poi è stata così pesantemente connotata presso alcune culture, dicevo, quell'animale era anche per queste culture un animale in qualche modo come minimo conosciuto e utilizzato, se non altro nel caso appunto della cultura ebraica come medicina. Però, insomma, nell'Italia, soprattutto l'Italia nordica, quella contaminata fecondamente dalla cultura celtica, barbara secondo il modo dei greci di definire gli altri, in questa cultura il maiale era ovviamente una carne molto utilizzata. Diceva Plinio che il maiale è progettato per essere mangiato sotto forma di carne, del resto non c'è altro uso, mentre le altre bestie vengono usate per il latte, per la pelle, per la forza da lavoro, il maiale no, era sacro a Cerere. Cerere riceveva maiali, scrofe come sacrificio. Cerere è la dea del grano, dei cereali. Un insaccato a base di farro e di maiale sembra una sintesi perfetta di due alimenti, elementi molto caratteristici della cultura italiana, ma vorrei dire anche mediterranea. La farsiccia di Alchio Food è il nome del progetto di sperimentazione di questo salume e ha visto la partecipazione di più soggetti. Capofila è l'Università degli Studi di Perugia con il Centro Interuniversitario per l'Ambiente, Dipartimento di Medicina Veterinaria con Davide Ranucci, Raffaella Branciari e Dino Miraglia ci hanno supportato per tutta la serie di analisi e ricerche dal punto di vista nutrizionale dell'igiene degli alimenti. Quando sono stato chiamato per fare attività analitiche, sono rimasto sorpreso. Non capita tutti i giorni fare un progetto su qualcosa, un alimento così particolare, ma molto interessante, da subito. Il mio compito è stato quello di valutare non solo il discorso organolettico, ma anche quanto potesse durare un prodotto del genere, metterlo a punto da un punto di vista igienico-sanitario, in più fare attività analitiche sulle caratteristiche appunto compositive, che sono almeno preliminarmente molto interessanti. È un prodotto che ovviamente ha meno carne di suino, contiene farro e quindi ha un bilanciamento completo tra carboidrati, proteine e grassi. Se fatto un paragone con una salsiccia normale, la quantità di grasso è circa il 35% in meno rispetto a una salsiccia. E di contro ha ovviamente anche un 100% in più di carboidrati, e il farro nella salsiccia non c'è. Di questi carboidrati ci sono anche le fibre. Sia la mandorla che il farro possono apportare una parte di fibra, che al circa è l'1% del totale. Poi, andando a valutare direttamente che acidi grassi ci sono, abbiamo scoperto che le mandorle apportano qualcosa di interessante. C'è più acido oleico, più acidi grassi insaturi, in particolare della linea appunto della serie Omega 3, che sono quelli che fanno bene. È incredibile come un alimento così ricco di cultura sia anche eccezionale da un punto di vista nutrizionale. Gli altri partner sono l'Università di Sapori, che tra l'altro collabora fin dall'inizio al corso di laurea e al laboratorio di cucina storica,
Segue poi il Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, che è un'istituzione di servizio alle imprese, e l'azienda agraria Chiodi, che fisicamente mette in pratica tutte quelle trasformazioni che noi apportiamo al progetto e che lo migliorano in corso d'opera. Partecipare a questo progetto è stato per me molto bello, perché siamo andati a riscoprire dei sapori antichi, e questo è stato fuori, un progetto fuori dalle cose tradizionali che stiamo facendo di routine tutti i giorni, insomma. E questo mi ha entusiasmato molto, e sono felice perché è una cosa nuova, perché per me è una cosa scoperta, è una cosa bella, ecco. E io c'ero. La collaborazione con questa piccolissima impresa arriva al nostro progetto grazie al modo di Slow Food. Il laboratorio Chiodi infatti è uno dei produttori del presidio del Mazzafegato dell'Alta Valle del Tevere. È un luogo quindi dove l'idea di qualità, di autenticità del prodotto è certificato non soltanto dai bolli comunitari, ma anche e soprattutto dalla passione che Carlo e i suoi collaboratori hanno verso il mestiere della norcineria. Abbiamo svolto un lavoro minuzioso, continuo, di miglioramento, perfezionamento, proprio per rendere la farsiccia un salume coerente con il suo passato, ma altrettanto adatta ai palati di oggi. E quindi con Archeo Food la sfida è proprio questa, tentare di riscoprire sapori antichi, ma sapendo già che non saranno mai precisamente identici a quelli antichi. Esattamente come la ricostruzione sulla base filologica, sulla base di scavi, sulla base di tutte le informazioni che possiamo avere, che ne so, di una domus romana nel suo contesto antica, è appunto una ricostruzione, un tentativo di dare a noi oggi la sensazione di quei volumi, di quei colori, di quelle forme. Alla fine poco importa che sia al mille per mille identica a come era 2000 o più anni fa. Ha senso però avere un'idea, entrare in quel mondo, tentare di capire quel mondo e se quel mondo, come ci pare, ci interessa ancora, per tutta una serie di racconti che ci può ispirare, di suggestioni che ci può dare, di tradizioni che ci fa riscoprire, di sapori che erano evidentemente nella nostra tradizione che abbiamo perduto, forse dimenticato, o per distrazione o per qualche altro incidente storico. La sperimentazione comprendeva anche la raccolta e tutti quei giudizi di gradimento che ci ha portato in tutte le piazze delle città dell'Umbria, ma anche all'estero, proponendo poi una degustazione del prodotto, richiedendo agli assaggiatori di compilare il modulo del consumer test, un'operazione fondamentale che ci ha orientato nei vari miglioramenti. Queste degustazioni hanno dato luogo poi a un'infinità di incontri, di scambi umani, confronti culturali. È proprio un modo molto positivo, costruttivo per dare forma al meglio a questo prodotto. Molto spesso abbiamo avuto delle difficoltà ineludibili, cioè quelle del cuocere nei posti meno adatti e meno vocati a questo, almeno logisticamente. Però l'impegno di tutti e soprattutto di Pier Francesco Pascasio, che mi ha assistito
in questi viaggi di degustazioni hanno poi reso gli assaggi alla fine quasi sempre una festa, tutto è andato sempre davvero molto molto bene. Una salsiccia che mette il cereale insieme alla bestia vittima sacrificale di Cerere, sembra quasi una sintesi del mondo animale e del mondo vegetale, è quasi in un certo senso il riassunto dell'alimentazione sacra antica, quella del sacrificio cruento del maiale e quella del sacrificio incruento, per esempio, del farro che gli antichi, i primi romani, bruciavano, sacrificavano anche sotto forma di libum, una focaccia di farro, sugli altari dei loro dei. Ma è anche un'intrigante miscela storica, storica-culturale, su due alimenti che il mondo antico ha usato, e usato non solo per mangiare, ma anche per pregare.